Gentili ascoltatori, benvenuti al nostro settimanale di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi, ai microfoni Massimo Bonella. Parleremo di antimafia e nell'occasione vi vogliamo proporre una breve intervista al giudice antimafia Nino Di Matteo, minacciato, condannato, calunniato, sotto procedimento disciplinare, attaccato da ogni lato e accusato persino di essersi orchestrato da solo l'ordine di morte. Nino Di Matteo, come Giovanni Falcone nel Tritacarne del gioco grande che ha mosso le sue pedine secondo la classica procedura della delegittimazione. Ma perché questo magistrato è finito nel mirino? Ha indossato la toga per la prima volta quando ha chiesto di essere tra i volontari che hanno vegliato la bara semivuota del giudice Paolo Borsellino adagiata nel corridoio del Tribunale di Palermo. Noi l'abbiamo incontrato in occasione di un convegno che è stato realizzato dall'Associazione Culturale Il Sicomoro e Antimafia 2000 a Pordenone in occasione della presentazione del suo libro Assedio alla Toga. Sentiamo. Le chiedo come mai questo libro Assedio alla Toga? Ma guardi, dopo 20 anni di attività in procura antimafia in Sicilia, prima a Caltanissetta e poi a Palermo, ho sentito bisogno intanto di raccontare un po' la mia esperienza e poi soprattutto in un momento in cui determinate riforme in materia di giustizia mettono in pericolo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ho sentito la necessità di denunciare questo pericolo che è immanente ed è grave non soltanto per la magistratura, ma direi ancor prima per tutti i cittadini. E in certi momenti credo che anche i magistrati abbiano non solo il diritto ma anche il dovere di denunciare il pericolo che la nostra giustizia sta correndo. Ecco, arrivare a queste riforme della giustizia, ecco, si potrebbe ipotizzare che ci possono essere relazioni con una rinascita della P2? Ma io mi limito, e non è poco, ad evidenziare quali sono i profili di analogia, di fortissima analogia tra il piano di rinascita democratica di Licio Gelli e alcuni punti del progetto di riforma costituzionale della giustizia del governo Berlusconi-Alfano, in materia di separazione delle carriere di PM e giudici, in materia di composizione sempre più politica da parte del CSM, in materia di riduzione dell'autonomia del pubblico ministero e di ampliamento invece dei poteri della polizia giudiziaria, che è pur sempre un organo dipendente dall'esecutivo. La linea di fondo di questi due progetti è quella di dare più poteri all'esecutivo e di sottoporre gli uffici del pubblico ministero in qualche modo ad un controllo politico, il che è pericolosissimo per i cittadini. Non per i pubblici ministeri, non solo per i pubblici ministeri, ma per i cittadini. Ecco, le indagini sulla trattativa mafia e Stato, a che punto sono? Cosa ci può dire in merito? Io non posso scendere nei particolari perché sono indagini e sono processi di cui mi occupo. Certo è che anche recenti pronunce, per esempio della Corte d'Assise di Firenze, certificano che quelle della Procura di Palermo non sono indagini fanziose, come pure è stato detto, è stato riferito, o indagini politicamente orientate, ma sono basate su dati di fatto concreti, su acquisizioni, su testimonianze, molto spesso molto tardive e che purtroppo si scontrano con una reticenza, purtroppo alcune volte anche istituzionale, generalizzata e gravissima. Ecco, per concludere, la vostra presenza in televisione, in radio, comunque nei giornali, insomma nei media, può essere costruttiva, positiva per l'opinione pubblica? Cosa ne pensa? Io credo che in alcuni momenti, e soprattutto per far fronte a delle continue mistificazioni della realtà, anche il magistrato, nei limiti del riserbo istituzionale che lo deve contraddistinguere, può e deve dire la propria, anche rivolgendosi ai cittadini, agli studenti, ai giovani, per cercare di spiegare che l'indipendenza della magistratura è un patrimonio di tutti.
Riprendiamo da studio, termina qui il nostro approfondimento giornalistico Pianeta Oggi. Grazie per averci seguito, da Massimo Bonella l'augurio di una buona giornata.